La notte che verrà, prendi una stella, portala dove ti va. Buonasera, sono molto contento di questa partecipazione a questa rassegna molto importante. Grazie, una pergamena amicizia però. Da quanti anni ci conosciamo? E noi ci conosciamo da più di 20 anni, abbiamo fatto, facevo dei concorsi dove presentavo delle canzoni inedite tipo questa e già cantavo, mi sembra nel 1987 abbiamo fatto uno spettacolo insieme, Canzoni di domani al Politeama di Viareggio. E tu eri l'organizzatore e il presentatore. Sì, presentatore. Ah, siamo amici di infanzia. Grazie. Grazie a tutti. Spero vi sia piaciuto. Sì, sì. Presto al cinema. Il più presto possibile, spero. C'è sempre una notte, più notte delle altre. Quella in cui scegli la tua strada, quella in cui fai le tue scelte. Ascolta. Non ti ascolto più. Quella in cui farai qualcosa di sconvolgente. Voi due siete due delinquenti, io non voglio avere nulla a che fare con tutto ciò, chiaro? Io sono solo un pezzente. La strada ha le sue regole, le regole le faccio io. Mi sembra giusto. E con chi vuoi incontrare proprio? Ugo, l'albanese. E chi è? È il più cattivo di tutti. E porti la cosa, stronzo! E perché eravate in quel locale? Era il Chess. Sì, lo so bene. Una scena raccapricciante. Spiegatevi. Chiarite. Estrinsecatevi. Magari la notte si muore di più, si muore meglio. Si va via con più discrezione, con più dignità. Ermenegildo. Sì? Ma te ne vai a fanculo. Dammone, gli sbirri! La papera d'onde! Ehi, aspetta a scaldarti. Jack è un professionista, non fa nulla per caso. No, però a cazzo di cane, quanto pare, sì. Attenzione, non spaventare la bambina. Dobbiamo fare presto, Natalia. Qualsiasi cosa abbia detto, hai ragione. Io sono con te. È solo un gioco. Come ti chiami? Come ti chiami? Un respiro profondo e ce ne andiamo. La notte che verrà. Non parlare, mettiamoci al sicuro. Sì, al sicuro, al sicuro. La fai facile tu, eh? Al sicuro qui c'è solamente che ci prendono. Porca puttana! Non va a fare nulla, va. Mi scusi. Giulia Piana e Gabriele Vicis. Allora, visto che Luca non vuole parlare assolutamente, si nasconde sempre più dietro la telecamera, io ti chiedo, qual è stato il tuo ruolo in questo film? Buonasera a tutti, mi chiamo Carmelo Bacchetta, nel film ho il personaggio di Alvaro. Persona molto tranquilla, tutto casa e lavoro, cerca di fare contenta la moglie che non è mai contenta e per alcune vicissitudini si trova a incrociare la propria vita con quella di Gabriele. Da lì si creano mille situazioni, esatto, si crea un'amicizia, si vive la notte in una certa maniera e è stata veramente una bella esperienza, quindi sono molto contento di aver partecipato. Ringrazio Luca per aver dato a tutti noi la possibilità di poter far parte di questo film e passo la parola al mio socio. Grazie, io sono Gabriele, nel film ero Ermenegildo, amico di Alvaro, alias Carmelo Bacchetta. Ermenegildo è uguale ad Alvaro per quanto riguarda la situazione più, diciamo, materiale, però è diverso per quanto riguarda il carattere. Lui è, diciamo, un pezzente, anche se il pezzente l'ha dato a lui, nell'animo. Diciamo che affronta la vita con la
la sua filosofia, con la sua arte e poesia di strada, e quindi non tende molto a disperarsi nonostante si trovi di fronte a molte difficoltà. È un film che mi ha regalato molto, sia personalmente che professionalmente. Sono orgoglioso di aver lavorato assieme a gente di questo calibro, che sono fantastici attori e ancora meglio come persone. Senso positivo, non nel senso che sono un po' scarsi come attore. E di conseguenza è stato un grande piacere, ringrazio Luca Martinelli e tutto il cast, grazie mille. Ciao a tutti, io sono Giulia, nonché piccola ideatrice del film, nel senso che Luca un giorno mi chiama e mi dice: mi ha dato il tuo contatto, a me serve che tu vieni a Luca a fare il film come protagonista. Io ho detto: io lavoro, a Luca non posso venire, portiamo il film a Verbania. Cioè, lui mi ha fatto: sei pazza, ha chiuso il telefono. Dopo tre giorni mi chiama e mi dice: ok, portiamo il film a Verbania. Io subito dopo ho esposto il tutto per me, è Lucrezia Bolgero, che è la nostra actor coach, nonché aiuto regia. Loro mi hanno dato man forte e mi hanno detto: ok, ci stiamo. In due settimane, non so come ho fatto, ho trovato le location. Appena Luca mi ha raggiunto abbiamo fatto i casting e la sera stessa noi avevamo già tutto il cast pronto. Quindi noi il 17 aprile abbiamo iniziato a girare, abbiamo girato fino ai primi di maggio. Io nel film sono Luana, quindi la protagonista. Nel film sono una persona, inizialmente appaio, sono molto indipendente, quindi non vorrei nessuno al mio fianco, ma in realtà mi tocca condividere la notte con questi due. E quindi insomma tutto si svolgerà, insomma noi affronteremo questa avventura insieme. E niente, insieme a me c'è lei, la piccolina. Luca Martinelli di averci regalato questo film e speriamo di vederlo al più presto nelle sale. Quando lo vediamo? Mi hai istruito a bacchetta. Allora, il film in genere, ve lo sapete, il cinema indipendente esce circa un anno dopo che si è girato, insomma, tutto, più o meno, perché le tempistiche sono un po' più lunghe di quelle che hanno dietro delle produzioni. Quindi noi si pensa che in teoria la prima sarà verso aprile-maggio, in teoria, in pratica forse addirittura non riusciamo ad anticiparlo, quindi insomma la prima probabilmente, senza probabilmente, sarà a Cannobbio, al Cineforum, dove grazie ad Andrea Ganzi, un applauso anche a lui per favore, perché spero che Andrea ci ha dato un forte aiuto, perché lui ha un Cineforum a Cannobbio e mi ha trovato anche tantissime location veramente molto belle. E quindi insomma è uscita questa rappresentazione, secondo me è bellissima, lo vedo un po' come un mio bimbo oltre Luca, quindi insomma speriamo in bene. Allora grazie ancora, grazie. Ma non vuole parlare? Sa che fa? Andiamo qua, andiamo qua. Allora, in bocca al lupo al film, Luca, e speriamo ci sia anche una proiezione a Luca, così magari la facciamo tutti insieme. Gruppo Luca Autori, a vedere il film di Luca. Grazie, la notte che verrà.